Si scrive Padania e si legge Tanzania, dove la Lega ha investito in un fondo per 4 milioni e mezzo di euro, un altro milione abbondante destinato ad un fondo a Cipro e un altro ancora investito in corone norvegesi. Gli affari del carroccio, potremmo definirli così, spostamenti sostanziosi di denaro che riguardano gli ultimi mesi, documentati con minuzia dal quotidiano genovese Il Secolo XIX, opera del tesoriere del carroccio, il ligure Francesco Belsito, ex sottosegretario alla semplificazione, uomo del cosiddetto cerchio magico che ruota attorno a Bossi e rende conto soltanto al grande capo. Per i responsabili amministrativi della Lega è tutto regolare, niente paradisi fiscali ma investimenti trasparenti, soldi che arrivano dal finanziamento pubblico affidati a banche e promotori di fiducia, ma le rivelazioni sulla cassa leghista dirottata verso mete esotiche genera nel movimento più che imbarazzo. Matteo Salvini è sbalordito, con la Padania, il quotidiano leghista, a rischio chiusura. E le sezioni, costrette spesso a chiedere sostegno economico ai militanti, si aspetta quantomeno spiegazioni. Sono increduli anche al comitato che deve risarcire i soci della Credi Euro Nord, la banca padana che andò a rotoli negli anni 90. Questione spinosa, poi, da far digerire ad una base già sul piede di guerra, dopo aver tuonato a lungo contro la finanza internazionale. Ma il più irritato di tutti sembra essere Maroni, intenzionato a porre la questione alla segreteria politica del pomeriggio, dove già l'affaire Cosentino a surriscaldare gli animi, i maroniani favorevoli alla richiesta d'arresto, mentre a fare resistenza sono gli uomini vicino a Bossi.